Vengo al punto, due considerazioni, due proposte su quello che sta accadendo. La prima considerazione, noi siamo in un posto che potrebbe non esserci, perché sul paese esiste una legge da circa due anni, conosciuta come federalismo demaniale, che di fatti mette a disposizione dei predatori, che in questo momento stanno assaltando il paese, un potere anonimo chiamato mercato, che dopo aver spinto alla bancarotta le amministrazioni, operando nei lavori pubblici, operando nelle concessioni dei lavori pubblici, avendo dissanguato la finanza pubblica di questo paese, oggi si trova a disposizione un patrimonio immenso che i comuni si trovano costretti a dover valorizzare o dismettere. Di questo si sta discutendo in queste ore in tutte le grandi città italiane. Come stiamo agendo tenendo presente questo punto? Ora la nostra considerazione è questa: uno spazio lo si può dismettere più facilmente se non è abitato, se non è sentito, se non è partecipato. Se non teniamo presente questo posto, non possiamo capire il tentativo che stiamo facendo nelle ex asilo Gargini. Noi stiamo cercando di difendere un pezzo di patrimonio, che a Napoli è un patrimonio immenso e importantissimo, di valore artistico e monumentale, che non possiamo permetterci che vada dato in pasto a un potere che non ha voluto. Seconda considerazione. Il problema di come si decide e il problema dell'assegnazione. Guardate, qui noi dobbiamo sciogliere un equivoco, che è l'equivoco delle soggettività. L'equivoco che c'è un soggetto dinanzi a un altro soggetto che chiede qualcosa. Lo so che in politica questo è complicato da capire, è complicato anche per noi, è uno sforzo che stiamo facendo, ma se non scegliamo questo tema, se non scegliamo il tema che c'è un soggetto che chiede uno spazio che gli viene affidato, noi non possiamo capire bene la direzione che noi stiamo suggerendo con forza, a volte anche insistendo troppo forse. Il fatto che noi dobbiamo uscire dall'idea che gli spazi come questi vengono affidati. Come si può fare questo senza che il comune perda, senza che l'autorità pubblica, senza che la comunità perda questo bene? Noi lo dobbiamo fare mettendo il comune e le amministrazioni nella loro posizione, che è semplice, farsi garanti di questi spazi. Due, dobbiamo fare uno sforzo. Abbiamo preso una categoria che viene dalla grande civiltà contadina, rurale, che era la gestione degli usi civici. La gestione degli usi civici, come sapete tutti, è una gestione condivisa di spazi. Si trattava di raccogliere la legna nel bosco oppure di utilizzare altri beni che erano a disposizione della comunità. Come gestiva la comunità questi spazi, questo patrimonio? Le gestiva con l'intelligenza che è capace di sviluppare la sovranità popolare. Perché io credo che noi abbiamo dinanzi il grande tema di un'insufficienza, di un'indisponibilità psicologica dinanzi a questo problema. Noi non siamo capaci di pensarci come soggetti di sovranità attiva. E se noi non diventiamo a questo tema, che è l'esercizio della sovranità, per quello che riguarda, per beni che riguardano tutti, perché stiamo parlando di beni che riguardano la collettività, bene pubblico, per questo significa bene comune, è un patrimonio che deve poter essere attraversato e abitato da tutti. Allora, vengo alla seconda considerazione, in ordine alla cultura. Guardate, la cultura fa da sé. Noi dobbiamo evitare un'ingerenza della politica nelle decisioni e nelle programmazioni culturali. Ma questo è un bene della politica, un bene delle amministrazioni, un bene di chi fa cultura, perché altrimenti si sviluppa nella nostra città quell'atteggiamento di clientelismo già citato e un atteggiamento di servilismo rispetto a chi temporaneamente è tenuto a indirizzare, a organizzare, a prendere decisioni. Allora, per quanto riguarda il disciplinare, protocollo di corresponsabilità, meglio ancora, io credo che da quello che ha detto
Alberto Lucarelli, da quello che è stato detto, un punto già in comune lo abbiamo: quell'ufficio comunale di gestione può cadere, gli articoli che riguardano l'affidamento attraverso l'amministrazione di questi spazi, io credo possa cadere, per cui dall'articolo 2 all'articolo 6 io credo il cuore che mina quella disciplinare, il protocollo di corresponsabilità possa cadere. Ci resta però un punto: come si decide? Perché questa è la questione che noi vorremmo porre e questo è l'equivoco che vogliamo sciogliere. Noi non vogliamo decidere niente, non vogliamo stare qui a dire a chi deve andare allo spazio. Noi vorremmo poter istituire insieme alla pubblica amministrazione, a voi tutti, vedo moltissimi amici che già nei mesi passati hanno fatto tentativi e stanno facendo tentativi in questa direzione. Il problema è come si decide, e questo non lo sappiamo fare perché da troppi anni non esercitiamo questa funzione, perché abbiamo delegato la decisione, oppure quando l'abbiamo fatto nello spazio chiuso dell'orto della soggettività politica, culturale e quant'altro. Allora la questione che noi vogliamo porre è dire: possiamo incontrarci con i cittadini, le associazioni, le amministrazioni in un tavolo dove, una volta risolto questo problema della disciplinare, penso siamo d'accordo nel togliere gli articoli che rimandano all'ufficio di gestione comunale, noi proviamo a scrivere un regolamento di gestione in analogia agli usi civici. È una cosa che si può fare. Prossimamente gli amici, abbiamo invitato gli amici Rodotà, gli amici Ferrara, Paolo Maddalena a darci una mano in questo, insieme ad Alberto Lucarelli ed altri, per pensare come sia possibile scrivere un regolamento di gestione condivisa in analogia con gli usi civici del patrimonio pubblico di questa città. Questa è la sfida che teniamo davanti, e se noi non, guardate, questa cosa non riguarda tanto l'amministrazione, riguarda noi che in questi anni, almeno quelli che siamo qui, sono una trentina d'anni che si occupano di questi temi in città, fanno uno sforzo creativo e politico nuovo, uscendo fuori dalla contrapposizione delle soggettività nelle elemosinare spazi. Noi dobbiamo uscire dalla logica dell'elemosina, dobbiamo riprenderci spazi che da qui a poco potrebbero non esserci, perché il demanio è di fatto in svendita fin quando persiste nel paese la minaccia del potere anonimo che è la finanza transnazionale. Allora io credo che questo spazio non è occupato, noi non ci siamo, stiamo cercando di dire in questo spazio venite e proviamo a fare uno sforzo creativo, ma uno sforzo creativo che sia materiale, che sia abbia volto, carne, gambe, e questo è l'invito che vi facciamo. Per cui chiuderei su questo, su una proposta: risolto il tema nodale del disciplinare, passare a un tavolo di lavoro per scrivere le regole di gestione degli spazi pubblici, dove in modo condiviso si può capire come cent'anni, non per un mese. Dobbiamo ripensarci capaci di esercitare sovranità. È una sfida che abbiamo davanti, complicata, difficile. Vedo professori anche universitari che potrebbero, bravi, che potrebbero darci una mano a ripensare queste categorie. Facciamo, abbiamo dinanzi uno sforzo decisivo per il paese. Grazie.